punizione in avanti dettata da Demegusta, sì, a centrocampo. La sfera viene però persa. Attenzione a Salò che si invola ed incrociare. Trova il vantaggio per la Virtus Calasanzio. È 1-0, palla persa a centrocampo. Non perdona Salò. E Demegusta sì con la reazione nella metà campo avversaria. Leonardo Baldassarri bravo a proteggere, a conquistare una punizione. Lo stesso Baldassarri a giro, è un super gol di Leonardo Baldassarri sopra la barriera a giro col collo interno. Dalle retrovie imposta il Demegusta sì con capitano Raddi che va a lancio lunghissimo in avanti a cercare Baldassarri, ancora delizioso il controllo, scala dentro Capannolo, Baldassarri la tiene, attende l'arrivo di qualcuno, arriva da dietro Di Vittorio il portiere, riesce a sventare. Tiene la ripresa, continua l'azione delle Demegusta sì sulla destra con Raddi, bravo al ritroso, arriva Baldassarri ancora, la respinta in corner. Sulla sinistra Turi, Turi fino in fondo, prova ad andare in area di rigore, cade Turi, è calcio di rigore per il Demegusta sì. Dal dischetto Raddi, la rincorsa e il cucchiaio di Raddi che spiazza il portiere avversario e il vantaggio del Demegusta sì che completa la rimonta. I gialli non ci stanno, palla dietro, il destro di Guarino non lontano dal palo, alla sinistra di Grasselli. Contropiede Demegusta sì, Di Vittorio dentro per Baldassarri che gira di prima per Marini, al lato corto rientra bene Marini sul destro e non perdona. Mirko Marini 3-1 del Demegusta sì che prende il largo. Virtus Calasanzio nella metà campo avversaria con la sfera controllata e girata per il numero 4 Terlizzi rasoterra, beffa il portiere, Terlizzi trova il gol del 2-3, Virtus Calasanzio che insegue ancora i punti per il playout. Il possesso della Virtus Calasanzio con la sfera girata facile per il numero 11 Guarino, non oppone resistenza il Demegusta sì ed è il pari 3-3 della Virtus Calasanzio. Demegusta sì che approderà ai playoff, Virtus Calasanzio che si giocherà la permanenza ai playout qui nell'ultima giornata, finisce 3-3. È stata una partita avvincente, il primo tempo abbiamo pareggiato 1-1, poi nel secondo tempo ci siamo fatti sormontare per 2-1, 3-1 e poi piano piano abbiamo recuperato, dai, è stata una bella partita. Era tanto che non giocavamo, 2-3 settimane mi sa, non lo so, ho perso il conto. Abbiamo fatto una bella partita, bella intensa, poi alla fine è uscita la stanchezza, il risultato che alla fine ci può stare il pareggio oggi.